Ciao a tutte ragazze e ragazzi, anche quest'oggi ho deciso di proporvi una nuova ricetta con la zucca. Andrò a realizzare tra un istante la torta alla zucca con gocce di cioccolato. È un dolce autunnale. Questo dolce è tipico americano e viene preparato per i giorni di festa, e cioè Halloween e giorno del ringraziamento. È genuino e delicato e molto semplice da realizzare. Questo dolce può essere degustato in tutti i momenti della giornata. Ora vediamo gli ingredienti che andrò a utilizzare e i vari step. Noi ci vediamo alla prossima, un bacione! Ciao! Gli ingredienti che andrò a utilizzare per questa ricetta sono: occorreranno 230 g di farina 00 e andrò a utilizzare la farina dell'azienda Rosignoli Molini, ideale per dolce sfoglie, 150 g di fecola di patate, 250 g di zucchero semolato, 300 g di polpa di zucca, è stata cotta al forno e poi schiacciata, 3 uova, 50 ml di latte, 30 ml di olio, 150 g di cioccolato fondente o in gocce oppure a scaglie, 2 cucchiai di liquore amaretto e una bustina di lievito per dolci. E ora vi mostro passo passo come procedere. Il primo passaggio da fare sarà quello di separare i tuorli dagli albumi e li andrò a inserire in due ciotole. Nella ciotola dove si trovano gli albumi aggiungo un pizzico di sale e con l'aiuto delle fruste monto a neve fermissima. Ed ecco fatto. Nella ciotola dove si trovano i tuorli aggiungo lo zucchero. Sempre con l'aiuto delle fruste monto il tutto fino a quando non otterrò un composto bello spumoso. E ora aggiungo il latte, l'olio, il liquore e la purea di zucca. E continuo a lavorare il tutto con le fruste fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungo al composto farina, fecola e lievito setacciati. E lavoro bene il tutto. Incorporo a questo composto gli albumi montati a neve e con l'aiuto di una frusta andrò a lavorare il tutto molto delicatamente.
e infine vado ad inserire il cioccolato. Verso il composto ottenuto in una tortiera imburrata e infarinata. Metto la tortiera in forno e lascio cuocere a 180 gradi per circa 45 minuti. Il forno deve essere precedentemente riscaldato. La torta è stata cotta e lasciata raffreddare, dopodiché l'ho cosparsa con abbondante zucchero a velo. Questa torta è soffice e profumata, è davvero uno spettacolo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!